Questa esperienza è prima di tutto arrivata in modo assolutamente imprevisto e imprevedibile. Io ho fatto fino al 22 di marzo una vita assolutamente normale. Non so dove posso avere subito il contagio, perché potrei averlo avuto in un ristorante, potrei essere stato contagiato in treno assieme ad amici. Io ho avuto la febbre improvvisamente a 39 e nel contempo mi dicono, io non mi ricordo niente, che nel giorno del 21 verso sera parlavo al telefono, che è uno strumento per me di lavoro molto importante, parlavo al telefono e dicevo frasi sconclusionate, ero completamente fuori fase, cioè il virus mi aveva colpito molto probabilmente anche dal punto di vista neurologico. Sono passato dal pronto soccorso, ho avuto un tampone, dopo un'ora ho avuto la certezza di essere positivo, e quindi poi il trasferimento in una stanza normalissima, perché non avevo problemi né di ossigeno né di essere intubato. Mio marito mi ha portato quasi di peso in casa, ho misurato la febbre, era 38, e ho cominciato ad avere quello strano raffreddore, proprio un gocciolio, sembra quasi acqua. E difatti nel pomeriggio di venerdì 6, nel giro di un'ora e mezza, da 38 sono andata a 39,9, e poi mentre prima avevo un po' tosse, facevo dei respiri tutto sommato normali, io ho cominciato a sentire che il respiro era sempre meno profondo. Questa non è influenza, perché all'inizio poteva anche essere vissuta come un'influenza, magari un po' più pesante, una stanchezza che non ho mai provato in tutta la mia vita, ma anche questa è una cosa che riferiscono tutti i malati di Covid. E poi appunto il risultato dalla radiografia, che avevo una brutta polmonite bilaterale, e all'inizio mi hanno detto avrei passato la nottata in pronto soccorso, invece a metà notte hanno ritenuto opportuno ricoverarmi agli infettivi, dove potevo essere messa regolarmente sotto ossigeno e sotto monitor. È stata una tegola tra capo e collo proprio. Non ci pensavo assolutamente, una febbre, un'influenza, data anche l'età, insomma, non pensavo sicuramente a una cosa del genere. Io ero in vacanza, ho cominciato ad avere problemi di inappetenza, malessere così leggero. E poi quando siamo tornati a casa è cominciato la febbre. Ho chiamato il medico, mi ha prescritto dell'antibiotico e la tachipirina, però la febbre continuava a persistere e ad alzarsi, e a un certo punto mia figlia mi ha detto: preparati che vengo a prenderti e ti porto all'ospedale. E questo probabilmente mi ha salvato la vita. Beh, il pensiero torna a quel famoso 24 marzo, dove dopo una settimana di fatica nell'accompagnare Paola, che ha avuto i primi sintomi, emergono anche quelli di Tiziano. Un po' di tosse, un po' di febbre. Arriva la telefonata di Elisa, che dice: mamma, forse è meglio che papà e Paola non si fermi al solito tachipirina, al solito antibiotico da prendere. Facciamo qualcosa di più concreto, vediamo, andiamo al triage. Si decide che si va, uno dovrà sostenere l'altro e partire. State tranquilli, io sono qua, vi aspetto, braccio, e l'uscita di casa, che non era facile, perché per sentito dire, se uscivi dalla casa e andavi a
al triage o al pronto soccorso, il rischio è quello di non tornare più a casa. Mi sentivo sicuramente più al sicuro dei 5 giorni che ho passato qua a casa da sola, tenendomi monitorata. Cioè lì sapevo che in qualsiasi situazione, qualunque cosa fosse successa, ero nelle mani migliori possibili. Era il reparto giusto, gli infettivi, il personale giusto, i medici giusti, stavano facendo tutto quello che serviva e quindi io dovevo proprio solo fare la paziente. Dopo aver fatto il tampone nella triage, poi sono stato passato alla ex lavanderia, che è un salone enorme dove eravamo tutti in forma promiscua. Un salone così grande dove c'erano dentro uomini, donne, chi si lamentava, chi imprecava. È stato un momento di disagio forte. La paura, perché c'è la grande paura, perché alla televisione senti questo, senti quello, senti quell'altro. Però Paola fortunatamente un giorno e mezzo poi è rientrata a casa, mentre invece Tiziano ha bisogno di un sostegno maggiore. Non ce la fa più da solo, serve l'ossigeno. Non si può andare a trovare, c'è il disagio, la fatica che non puoi entrare a incontrare, non lo puoi vedere, non lo puoi abbracciare, non puoi sapere nulla di più di quanto ti potrebbero dire i medici. Poi arrivano le prime fatiche anche per me. Elisa che dice: tranquilla mamma, vedrai che adesso ti aiuto, ci sarà la medicina che ti aiuta e inizio la terapia a casa. Poi sono passato al reparto di pneumologia dell'ospedale civile. Lì l'impatto è stato tremendo. Nell'entrare nella stanza, una stanza a 2 letti, c'era un letto già occupato e l'occupante di questo letto fa: me ne portate qui ancora uno a morire. È passata davanti l'immagine di mia moglie, la sofferenza che potrebbe aver avuto, e mie figlie, i nipoti. Sto malissimo, mi stanno intubando, chissà se mi risveglierò e come. Io Dio non voglio morire a 50 anni, perché? Ma è bello che adesso sto realizzando un sacco di cose, sia lavorative che extra, mi stanno succedendo delle belle cose, ma perché mi vuoi portare via adesso? Ho instaurato una specie di dialogo con l'onnipotente e ho detto: va bene, io ti lascio prendere la mia vita, ma tu in cambio per favore prendi una giovane mamma che è a casa dei bambini, che adesso sta male quanto sto male io, e salvala per cortesia. E poi un lento cammino di preoccupazione, ansia, attesa della telefonata che deve arrivare giorno per giorno e che ti dice come vanno le cose. Allora mi sono svegliata, colazione, le solite cose, il giro visita. Arrivano, mi chiedono le generalità e poi mi chiedono la data e io dico: è il 20 aprile, certissima. Io non so perché, ma ho fissato è il 20 aprile. E la dottoressa mi dice: Alberta, oggi è il 16 marzo. Io prendo dal cassettino del comodino il mio cellulare, ho visto che c'erano 382 messaggi. Ho aperto la cronologia e ho visto che l'ultimo messaggio a cui avevo risposto risaliva all'8 marzo. Quindi lì ho preso coscienza che dall'8 al 16 marzo io non sapevo nulla di quello che mi fosse successo. Più, ecco, una cosa di cui ho avuto assolutamente necessità, e per fortuna gli amici più intimi, i familiari l'hanno capito tutti, avevo bisogno che loro mi raccontassero questi 17 giorni, che loro mi raccontassero questi blocchi e questi 17 giorni. Avevo bisogno di un loro, di sentire come l'avevano vissuta loro. È capitato anche a me di dover entrare, di essere ricoverata. E lì devo dire che veramente i medici, le persone, dal volontario a tutti,
hanno avuto un'attenzione e un'umanità incredibile. Pur non conoscendo, più non sapendo, che io avevo comunque un'altra preoccupazione. Il pensiero era solo rivolto a chi era a casa, da sola, e chi invece era ricoverato, da non poter vedere, da non poter sentire, perché con l'ossigeno lui non poteva parlare più di tanto. Sono momenti che sarà difficile, momenti visi che sarà difficile dimenticare, nonostante del rianimatore ricordo solo gli occhi, perché ovviamente aveva la mascherina. Erano scuri e sicuramente preoccupati, perché sapeva qual era il rischio che stava correndo intubarmi da solo, però a me voleva trasmettere fiducia. Cioè, era come se mi dicesse: guarda, ho capito che sai che stiamo rischiando, però so cosa sto facendo. Problemi respiratori non avevo più, la febbre era passata in 2 giorni, ma l'ho ripreso dal punto di vista mentale. Avevo una polmonite, ma non di grande livello, e quindi potevo tranquillamente tornare a casa, mettermi ovviamente in isolamento. Tornato a casa ho chiesto di poter usufruire dei servizi ADI, che ho avuto 2 infermiere che per me sono state come degli angeli custodi, che sono sempre venute, e questa frequentazione è durata per 50 giorni, perché io ho avuto il tampone negativo 50 giorni dopo essere stato dismesso dall'ospedale. Ma portavano serenità, gioia. Se uno ha professionalità e accomuna a questa anche una capacità relazionale di un certo tipo, non fa male alla salute, soprattutto in certi momenti. Io non ho avuto paura. Cioè, l'idea che mi intubasse, non mi hanno intubato, mi hanno messo il sondino, io non me lo ricordo. Io non ho mai pensato su di me che non ce l'avrei fatta. Quei 50 giorni devo dire che mi hanno dato, si può dire, mi hanno dato serenità e la capacità di riflessione superiore a quella che avevo prima. Quelle Ave Maria ne ho dette tante, e sapevo che anche lui nei momenti di fatica spesso mi diceva: quando io non riesco, prego Maria, fai questo che trovi la forza. Mi ritengo molto molto fortunata. C'è una componente X, appunto, di domanda, che è perché io sono guarita e gli altri no, o perché mi sono ammalata così tanto e altri che erano vicino a me non si sono ammalati o si sono ammalati di meno. Mio marito stesso probabilmente non l'ha preso, è stato qui con me 1 settimana e io in quel momento ero contagiosissima perché avevo una carica virale molto molto alta. Una volta sistemato in ospedale mi sono fatto portare il mio portatile, il computer portatile, e quello mi ha aiutato molto. Aspettavo con ansia il momento della sera che potevo parlare con mia moglie. Sono 57 anni quest'anno che siamo sposati. È tutta una vita, ci siamo sposati giovani, io avevo 23 anni, lei ne aveva 22. E ci siamo amati. Per cui siamo 2, ma quasi potremmo dire 1. E quando non c'era lei vicino a me, mi sentivo solo, mi sentivo perso. E mi preoccupavo di lei che era sola. Il dramma più grande è quello che sei chiuso in una stanza e non puoi, uscire, non puoi aprire la finestra, non puoi. E pensi solo a chi è nell'altro reparto, la persona che ami. La fatica, la speranza. Passano i giorni, le cose sembra che per me vanno bene, ma per lui purtroppo, fino al giorno in cui io sono dimessa e lui mi saluta dicendo: vai a casa, aspettami. Non affaticarti, cerca di riposare.
pianto per parecchi minuti. Essere nuovamente tornato a casa quando c'era stato il momento in cui pensavo di non tornarci più. Ti manca una parte di te? Ti manca? L'apprezzare quello che si ha, l'apprezzare la presenza delle persone, il contatto fisico con le persone. Quando sono uscita dall'ospedale, la prima cosa che ho fatto è stato abbassare il finestrino, il lato mio del finestrino, pur avendo indosso la mascherina, per sentire l'aria addosso. Che volevo sentire che scendeva fin dove arrivava già a buon punto, è stato fantastico. Quando sono triste, mi viene da piangere, lo faccio, ma poi quelle cose che faccio sento che c'è lui qua. Anche se mi aspetto ogni tanto che entra dalla porta e mi dice sono arrivato. Ti voglio bene. Io ci sono. Andate avanti senza paura.